prima si vende e poi si compra. E questo è un principio del commercio sempre valido. In queste settimane, sai che ti ho parlato qua in questo video dell'acquisizione del palazzo che stiamo facendo e abbiamo già gli appartamenti in vendita, sempre. Quindi noi non abbiamo ancora comprato e già stiamo mettendo gli immobili in vendita. Questo perché? Perché uno, raccogliamo contatti di persone che sono interessate e quindi magari possono essere disponibili anche successivamente. E due, che in realtà non è il passaggio meno importante, ma forse lo metterei addirittura al primo posto, è il fatto che noi abbiamo la percezione del aver fatto realmente un buon investimento o meno. Cioè, vediamo subito come risponde. Per esempio, stiamo facendo un'operazione a Modena, con uno dei referenti, forse te ne ho parlato, e anche qua, in questo caso, come abbiamo messo l'immobile in vendita, abbiamo ricevuto 15 richieste, subito. Quindi sappiamo che stiamo lavorando su un mercato molto liquido, con grandi richieste, e quindi cerchiamo di vendere subito l'immobile. Poi la contrattualistica la organizziamo, magari progettiamo direttamente e poi lo rivendiamo subito se la proprietà non ci permette il passaggio, magari facciamo una cessione preliminare, magari ci facciamo finanziare in virtù di qualche... Però in questo modo generiamo denaro e ci liberiamo immediatamente dell'immobile e questo è fondamentale. Quindi prima si vende e poi si compra, questa è una regola sempre, ok? Spero, capisco che è concettualmente difficile, ma è quella cosa che ti fa fare il salto di categoria. Quindi se hai bisogno di consigli particolari per la tua operazione immobiliare, scrivimi qua. Ciao. Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao.